È stata per la maggior parte mia madre. Mia madre che ha detto: guarda, non voglio più crescere i miei bambini in questa nazione. Non voglio guerre, povertà. Voglio andare negli Stati Uniti. Tu lavori là, i bambini lavorano là, perlomeno mangiamo. Alcuni sono venuti per scappare dalla povertà, persecuzioni politiche o religiose, o erano semplicemente spinti dalla passione per l'avventura. Sono venuti da ogni punto del globo, ogni razza e credo. Parlavano un miscuglio di lingue. Serbi, greci, polacchi, cinesi, zingari, ebrei, indiani. La lista è infinita. Nonostante tutte le loro differenze, c'era almeno un comune denominatore. Tutti hanno condiviso le brande della terza classe. Hanno voluto venire in America. Alcuni avevano aspettative irrealistiche, come mio padre, strade lastricate d'oro e così via. Essi hanno semplicemente voluto l'opportunità di provare il loro valore. Il passaggio sull'oceano impiegava generalmente tra 1 e 2 settimane, ma tempeste, malattie o altre sfortune potevano facilmente raddoppiarne la durata. Quelli in terza classe erano ammassati in locali stretti e malsani. Fin dai tempi del commercio di schiavi, le navi non erano mai state riempite con un così vasto carico di esseri umani.